Ma io penso che il CEIS, il Centro Educativo Italo-Svizzero di Rimini, sia una parte importante anche dell'identità dei riminesi. Se pensiamo che questo CEIS, o Asilo Svizzero come viene conosciuto a Rimini, nasce nel 1946 come primo supporto logistico di una città che era stata distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Da lì, piano piano, grazie alla figura di questa pedagogista svizzera, Margherita Zebeli, il CEIS diventa punto di riferimento, di accoglienza prima per i bambini orfani e poi man mano si sviluppa un'attività pedagogica che ha un'importanza e un rilievo a livello nazionale e anche europeo e diventa una vera e propria scuola oggi parificata che conta oltre 350 bambini, 165 dipendenti, una struttura che ha affrontato in modo particolare il grande tema del disagio, perché abbiamo oggi vinto degli appalti che ci hanno consentito di lavorare sul disagio delle scuole per l'infanzia del comune di Rimini, di Cesenatico e adesso anche di Bellaria. Quindi diciamo che questa specificità di occuparci dei temi che possono aiutare anche i bambini che hanno delle difficoltà sia proprio il punto importante e qualificato la città, di questo la centro sua storia, no? E quindi questi 70 anni, lavatrice, questo compleanno non vuole essere solo una memoria, ma vuole essere un modo per rappresentare anche un futuro, perché l'infanzia è al centro della nostra attività e vogliamo che anche appunto nel futuro, un futuro che non è sempre roseo, che oggi con quello che sta succedendo è anche abbastanza incerto, l'educazione possa rappresentare un volano importante per crescere e per diventare adulti.